visitare gli infermi. Quest'opera di misericordia da subito ci porta alla mente i vari passaggi della parabola del buon samaritano. Ci lasciamo però guidare dalle parole di Papa Benedetto XVI nel suo messaggio per la 16ª giornata mondiale del malato del 2013. La parabola evangelica narrata da San Luca si inserisce in una serie di immagini e racconti tratti dalla vita quotidiana, con cui Gesù vuole far comprendere l'amore profondo di Dio verso ogni essere umano, specialmente quando si trova nella malattia e nel dolore. Ma allo stesso tempo, con le parole conclusive della parabola del buon samaritano, «Va e anche tu fa lo stesso», il Signore indica qual è l'atteggiamento che deve avere ogni suo discepolo verso gli altri, particolarmente se bisognosi di cure. Si tratta quindi di attingere dall'amore infinito di Dio attraverso un'intensa relazione con Lui nella preghiera. La forza di vivere quotidianamente un'attenzione concreta, come il buon samaritano, nei confronti di chi è ferito nel corpo e nello spirito, di chi chiede aiuto, anche se sconosciuto e privo di risorse. Ciò vale non solo per gli operatori pastorali e sanitari, ma per tutti, anche per lo stesso malato, che può vivere la propria condizione in una prospettiva di fede. Non è lo scansare la sofferenza, la fuga davanti al dolore che guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione in essa di maturare, di trovare senso mediante l'unione con Cristo che ha sofferto con infinito amore. I padri della Chiesa vedevano proprio in questo uomo ferito dai briganti Adamo, e in Adamo vedevano l'umanità ferita dal male e dal peccato. Sant'Agostino diceva: Gesù è il figlio di Dio, colui che rende presente l'amore del Padre, amore fedele, eterno, senza barriere né confini. Ma Gesù è anche colui che si spoglie del suo abito divino, che si abbassa dalla sua condizione divina per assumere forma umana, per accostarsi al dolore dell'uomo, fino a scendere negli inferi, come recitiamo nel credo, e portare speranza e luce. Quindi ogni uomo come Gesù deve chinarsi sul dolore del fratello, visitare gli infermi e quindi un prendersi cura, come Gesù si prende cura dell'umanità. Diceva padre Carmine Arice, operante al Cottolengo di Torino, in una sua riflessione sul significato della visitare gli infermi, rivestito di sacramentalità cristica, cioè segno della salvezza di Cristo, il malato chiede al visitatore di condividere una dimensione di spogliazione, di impotenza, di povertà. Egli è espressione della comunità cristiana che desidera incontrarsi con il volto di Cristo sofferente. Riconoscendone questa sacralità, il visitatore entra nella stanza dell'infermo in punta di piedi e con profondo rispetto. Chi compie la visita al malato allora lo deve fare vedendo in lui l'uomo della croce, affinché come l'uomo della croce, proprio per il suo soffrire, ha preso sulle sue spalle l'uomo sofferente e gli ha fatto sentire la vicinanza del Padre. Così l'uomo non si è più sentito solo, ma si è sentito al centro di un cuore di padre. Visitare con amore un ammalato e portarselo nel proprio cuore, fargli sentire che io mi sto chinando sul suo dolore e inizio a camminare con lui per superare un guado. Aiuto il malato a vedere oltre il guado, lo aiuto a vedere che la sua vita è sempre intesa come dono ed è amata da un cuore che è il cuore di Dio. Nel libro del Siracide leggiamo: non esitare a visitare un malato perché per questo sarai amato. Si diventa testimoni del regno di amore di Gesù anche mettendosi a fianco di chi soffre. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, leggiamo: e li mandò ad annunciare il regno di Dio, a guarire gli infermi. Nel Vangelo di Giovanni si narra della guarigione del paralitico. Alcuni passi del capitolo 5 di Giovanni possiamo ascoltare queste parole. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici,
sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Questo uomo pare un uomo rassegnato quando dice: «Non ho nessuno che mi aiuta ad entrare nella piscina». L'uomo pare non avere più desideri, tutto in lui si sta spegnendo. Secondo i padri della Chiesa, questo uomo è un simbolo di quella generazione che non giunse la terra promessa, come narrato nel libro del Deuteronomio, perché ribelle, incredula e ostinata, incapace di fidarsi di Dio, per questo incapace di sperimentare il suo amore, la sua misericordia. Nei ciechi, negli zoppi, nell'uomo paralizzato, ecco, entra la parola fatta carne, entra Gesù. Dove pare tutto stia morendo, lui riaccende la vita. Solo in Gesù c'è la possibilità di rialzarsi e intraprendere un nuovo cammino, un cammino che nessuno, neppure la sofferenza, può impedire. Gesù non fa lasciare lì il lettuccio all'uomo ormai guarito, ma lo invita a prenderlo con sé, come per dire: il passato non va dimenticato, lo devi portare con te, ma non ti deve più opprimere, perché tu sei guarito, guarito da Gesù. Questo ci chiede proprio Gesù: visitare un malato mettendosi vicino a lui per fargli vedere ancora la luce che il buio della sofferenza non ha vinto in lui. Così possiamo pregare con Sant'Agostino: rivolgiamo, noi che siamo feriti, preghiere al nostro medico. Lasciamoci portare alla locanda per essere curati. Egli è colui che ci promette la salvezza, è colui che ebbe pietà dell'uomo abbandonato dai ladroni per strada mezzo morto e che versò sulle sue ferite olio e vino, ne curò le piaghe, lo caricò sul cavallo, lo portò in una locanda e lo raccomandò all'albergatore. A quale albergatore? Forse a colui che disse: «Noi siamo ambasciatori per Cristo». Egli diede anche 2 denari all'oste da spendere per curare quel poveretto. Può darsi che in questi 2 denari siano raffigurati 2 precetti che racchiudono tutta la legge e i profeti. Dunque, fratelli, la Chiesa su questa terra, nella quale l'uomo ferito trova la guarigione, è l'albergo per il viaggiatore, ma per questa stessa Chiesa, nei cieli, c'è l'eredità di Dio. Avvicinandoci ai giorni della Pasqua, possiamo fermarci a contemplare l'amore che ci dona il crocifisso, quell'amore supremo che dalla croce desidera arrivare al cuore di ogni uomo. Pensiamo alla sofferenza di Gesù e a quella di tanti fratelli. Lo spirito di consolazione abiti in noi. Lo spirito di consolazione ci aiuti ad accostarci a tanti fratelli nel dolore. Spirito di Dio che porti alla verità, fa ricordare gli eventi della vita di Gesù. Spirito che irrompi dentro la tristezza, cammina accanto a chi è smarrito. Spirito di Dio che dai vita alla parola, realizza le promesse di Gesù. Spirito che richiedi l'annuncio della Pasqua, trasforma la paura in coraggio. Spirito di Dio che ci precedi sempre, guida i nostri passi troppo incerti. Spirito che chiedi la forza della fede, fortifica i gesti e le parole. Spirito di Dio, che apri i nostri occhi, svela la presenza del risorto in noi. Spirito che accogli l'invito di chi chiede, vieni ad abitare dentro la nostra umanità sofferente, vieni a portare la tua luce, che è gioia vera. Amen.